Dal 16 al 20 luglio il Nelson Mandela Forum di Firenze ospiterà la World League 2014 di pallavolo maschile, appuntamento di grande prestigio a cui parteciperà in qualità di paese ospitante anche l'Italia. Ne ha parlato il CT azzurro Mauro Berruto. Questa qualificazione è un grande regalo, non solo per l'emozione che ci porterà e per la qualità della manifestazione, ma perché proprio il fatto di avere la certezza della qualificazione mi permetterà di raggiungere due grandi obiettivi nel girone di World League. Il primo è quello di rispettare tutte le tappe interne, quelle giocate in Italia, con la migliore squadra possibile. Come dicevo poco fa, noi vogliamo sfruttare questo altro regalo di avere il Brasile in girone, perché il Brasile è una squadra alla quale puntiamo e quindi il confronto con loro sarà arricchente. E poi mi permette, naturalmente, per alcuni dei nostri giocatori, che sono quelli che da più tempo sono in attività sia invernale che estiva, di provare a gestire le energie e le risorse fisiche, perché naturalmente noi vogliamo arrivare a Firenze a metà luglio nella miglior condizione fisica, mentale e tecnica possibile, e dopo luglio incominceremo a preparare un mondiale che è molto lungo, che prevede 13 partite per arrivare fino all'ultima, e anche in quell'occasione noi vorremmo giocarle tutte quelle partite. Quindi questa stagione molto impegnativa sicuramente trae beneficio dal fatto di avere questa grande opportunità. Manifestazione di grande prestigio a cui Berruto e la pallavolo italiana tengono in modo particolare. Vorrei specificare che ha la stessa dignità e la stessa importanza e avrà la stessa qualità del mondiale che capiterà un mese dopo, quindi per noi i due eventi dell'estate sono tutte e due priorità, hanno priorità uno entrambi, su questo non c'è dubbio. Ci aggiungo il fascino di giocare in una città che nelle due occasioni in cui sotto la mia direzione la nostra squadra nazionale maschile ha giocato, ha dimostrato un affetto, un calore, una capacità di coinvolgere anche gli atleti in campo che veramente non ha avuto pari, quindi l'ho detto e lo ripeto senza sbruffoneria, ma insomma mi viene la pelle d'oca a pensare a quello che potrà essere il Pallamandela a metà luglio qui a Firenze. La nostra è una squadra molto giovane, come ha detto prima giustamente. Com'è la salute del nostro movimento anche guardando il campionato? Ma come dicevo, l'opportunità che ci arriva dalla stagione scorsa, dove ci sono stati tanti cambiamenti e tanti ragazzi che hanno esordito con la maglia azzurra, ha portato, credo, un beneficio in termini di esperienza e di qualità al campionato stesso, e mi aspetto la stessa cosa all'inizio della prossima stagione. Io ho sempre sostenuto che per fare un giocatore di livello assoluto internazionale serve tanto la nazionale e quel tipo di manifestazioni alle quali la nazionale partecipa, ma serve anche enormemente un lavoro di qualità di 8-9 mesi che ogni atleta fa nel suo club, con il suo allenatore e nel campionato italiano. Oggi tutti quei ragazzi che hanno esordito, che hanno lavorato nel corso dell'estate scorsa, giocano titolari nelle rispettive squadre, e questa per me è un'ottima notizia. C'è una grande qualità nel mondo pallavolistico italiano, quindi nei loro club lavorano con allenatori di grande livello e in modo molto positivo. Mi aspetto che questa interazione prosegua e che ci restituisca giocatori migliori a maggio, quando incominceremo.